Buonasera amici di MRTV, benvenuti a questa nuova puntata del Cittadino Sovrano. E come sempre salutiamo Marco Ludovico. Ciao Marco. Ciao Serena, ciao a tutti, ben ritrovati. Bene Marco, allora questa sera un argomento un po' particolare. Parliamo di neoliberismo, ma in termini un po' eh, diversi. Quindi io voglio già lasciare subito la, uh, la narrazione a te, considerato che è un titolo che hai scelto tu. Quindi vorrei insomma, vogliamo un po' capire tutti quanti in che maniera ovviamente questo neoliberismo fa parte ovviamente della nostra quotidianità, ma non solo in termini economici. Marco, a te. Allora sì, ne, ne sentiamo parlare ormai da tempo, ne sentiamo parlare spesso, declinato in varie forme, ma più che altro ne sentiamo sempre parlare in termini di paradigmi economici, eh, quindi legati a, abbiamo sentito tante volte, al... Eh, All'aumento del PIL, alla crescita, al taglio della spesa, piuttosto che a determinate visioni appunto di quella che è l'economia. In realtà, eh, se andiamo ad analizzare bene, io ho provato a fare un tuffo nel passato, seppur virtuale, eh, di 50 anni, perché pratico non mi era possibile. E se andiamo a vedere rispetto a quello che era la nostra società, il nostro mondo 50 anni fa, dove intanto c'era un benessere molto più diffuso, oggi vediamo che c'è un benessere e una democrazia molto meno diffusa, possiamo riallacciarci anche a questo concetto che ha influito molto più che a livello economico, ha influito proprio nel nostro modo di vivere, ma anche nel nostro modo profondo di pensare. E il riassunto più breve che possiamo fare è proprio quello che abbiamo scelto per la copertina e per il titolo. Ovvero, mentre se ci pensiamo fino a 50 anni fa, era difficile che si gettasse via qualcosa di anche solo ancora minimamente funzionante. Si era più propensi a cercare il problema, quindi perché quella determinata cosa non funzionava più quindi intanto ci si faceva una domanda si analizzava la cosa e poi il 99.9% delle volte la si andava a riparare o comunque ci, si cercava un rimedio per poter tenere quella cosa, di metterla a posto di farla funzionare e questo probabilmente era quello che poi veniva fatto e, ve, e, e possiamo vedere come è stato esteso a tutta la società noi ci ritrovavamo con un paese uscito perdente, sconfitto tra l'altro dalla seconda guerra mondiale. Eppure abbiamo visto in pochi anni come il benessere, la democrazia, i diritti e, e tutto quello che di più caro c'era. Ma in generale, proprio il benessere fisico, psichico ed economico delle persone andava via via aumentando esponenzialmente un anno dopo l'altro. Adesso è un po' di anni invece che vediamo tutto il contrario. Quindi in quella società c'era una visione politica nel quale tutto quello che non funzionava e non aveva funzionato nel passato e che purtroppo poi aveva dato lezioni anche abbastanza forti a mare veniva aggiustato, si cercava il modo di aggiustarlo al meglio. Se non funzionava veniva fatta eh, quella che oggi anche lì ha subito una depravazione del termine perché all'epoca se venivano fatte delle riforme era perché si era individuato un problema in qualcosa che non funzionava e si cercava tramite una riforma di riportarlo alla forma quindi di aggiustarlo riportarlo alla forma migliore possibile ecco forse la scissione più netta di questo modus operandi e di questo sistema di pensare l'abbiamo avuta proprio con nel 1992 con io lo richiamo spesso ma perché ovviamente quell'anno insieme alla caduta del muro di Berlino e a tanti altri avvenimenti storici ha rivoluzionato completamente il panorama internazionale cioè da quel momento il mondo è diventato un altro mondo poi migliore, peggiore oh, eh, lo deciderà la storia però sicuramente al di là del giudizio qualitativo o morale, sicuramente un mondo diverso da quello che c'era negli anni 60, 70, 80. Ecco, in quel caso cosa abbiamo visto? Abbiamo visto appunto una mh, società che tutto sommato stava bene, però abbiamo visto una classe politica che per vari motivi eh, usufruiva di finanziamenti da parte di privati le cosiddette bustarelle, tangenti e così via, e qual è stata la differenza di approccio? Non si è cercato di capire cosa non aveva funzionato, si è andati su una sorta di giudizio morale, etico. Quindi quella roba lì non va bene, è brutta, non funziona, o meglio, funzionava ma non funziona perché ha quel difetto, quindi cosa facciamo? La buttiamo via. Quindi noi abbiamo preso un'intera generazione classe politica e l'abbiamo semplicemente buttata nel cassonetto, senza preoccuparci però di avere un'alternativa o qualcosa di uguale, migliore, cioè al buio. L'abbiamo completamente gettata perché tanto eravamo convinti di poter acquistare un nuovo prodotto, più moderno, più funzionale, migliore, semplicemente gettandolo. Ecco, la storia poi diciamo che ci ha dimostrato che non è andata esattamente così adesso un nostro eh, spettatore in uno dei primi commenti arrivati non so bene per quale motivo però ci scriveva palamara io lo voglio prendere come spunto nel senso che non so bene in funzione della, del titolo della trasmissione cosa volesse intendere scrivendo palamara però per quanto provocatoria possa sembrare la cosa, qui abbiamo fatto con la vicenda Palamara la stessa identica cosa. Ovvero, sono emerse delle intercettazioni, sono emerse delle, anche delle confessioni, ci ha scritto addirittura un libro proprio intitolato Sistema Palamara, dove spiegava esattamente tutto quello che veniva come venivano nominati i magistrati del CSM, come venivano... Manipolate determinate sentenze, determinate cose. Eppure cosa si è fatto? Non si è cercato di capire che cosa non funzionava a oggi di quel sistema, per esempio, legato al CSM e la magistratura. Non si è cercata una soluzione per far sì che quello che abbiamo visto non funzionare oggi continui a non funzionare domani. Si è pensato che semplicemente prendendo. Il palamara di turno che oggi è lui, domani ha un altro nome, ma cambia poco. E gettandolo nell'indifferenziata, a quel punto il problema magicamente si sarebbe risolto. In realtà, probabilmente andrà peggiorando. Non perché necessariamente arriverà una persona peggio di palamara, ma perché siamo stati tutti bimbi e sappiamo che quando ci scoprivano a fare una marachella. Quando facevamo di nuovo, stavamo più attenti. Cioè, avevamo capito che c'era il rischio di essere scoperti e quindi banalmente quando decidevamo di ricompiere la marachella cercavamo di farla ponendo più attenzione a non fare la fine della volta precedente. E così, se vediamo, è per tutto quello che ci circonda. Anche la, il 99% degli oggetti che abbiamo in casa... Quante volte abbiamo deciso di ripararli quasi mai, ma anche perché tante volte si buttano le cose ancora funzionanti. Perché voglio il modello nuovo, voglio quello più bello esteticamente, col design migliore. Eh, pensiamo ai televisori come sono cambiati. C'è cioè, un tempo il televisore più grande che ci poteva essere in casa era quello di, da 21 pollici della sala al quale si riuniva tutta la famiglia come fosse una sorta di cinema. Adesso il 21 pollici è relegato quando va bene alla cucina, se no in alcuni casi addirittura al bagno, cioè si mette proprio come se fosse una roba a perdere e si parte dai 40 pollici in su, manco fossimo diventati tutti appassionati di cinema o avessimo le, le dirette cinematografiche tutte le sere. In realtà serve di più, serve di meno, non lo so, però sicuramente... È proprio cambiato questo nel nostro modo di pensare. Il non voler più aggiustare. In primis porci la domanda. Cioè, questa cosa qui non funziona più. Perché? È una domanda importantissima. Ci tiene in allenamento il cervello, ci abitua a ragionare come dei veri cittadini sovrani dovrebbero fare, che quindi cercano di capire qual è il problema e perché quella cosa non funziona. Perché questo è importante? Perché se non mi pongo questa domanda, banalmente, non risolverò mai il problema, cioè continuerò a sostituire, pensando di risolvere il problema, un problema con un altro problema. Quindi se io ho, per esempio, una macchina che ha un difetto, una macchina e un modello che ha un difetto di fabbrica, quindi non funziona per una specifica ragione, magari anche facilmente riparabile. Io butto via quella, ne compro un'altra nuova, dico: Beh, questa è nuova. Eh, e poi mi capita che si ferma di nuovo allo stesso identico problema. Ma guarda un po', e questo è quello che ci continua a succedere. Noi, per esempio, quante volte sentiamo dire, non, non c'è nessuno che mi rappresenta, è vero o no, Lo è una delle lamentele che sentiamo più spesso. Ma nel frattempo cosa abbiamo fatto per capire il motivo per cui non c'è nessuno che ci rappresenta? Abbiamo provato a ragionare in maniera diversa, abbiamo capito se abbiamo espresso, ripeto, tutti i discorsi che facciamo sono al di là dei giudizi morali, vogliono andare sempre nel merito della questione. Abbiamo provato a capire se, per esempio, negli ultimi trent'anni io ho votato sempre lo stesso identico partito. È legittima a quel punto la lamentela, non c'è nessuno che mi rappresenta. Non è che magari niente, niente, non ho cercato altrove. Il motivo potrebbe essere semplicemente il fatto che non ho esercitato quel potere davvero cittadino sovrano. A me... Ci sono tante cose degli Stati Uniti che non piacciono, ma ci sono anche tante cose che ammiro. Una di queste, per esempio, da un lato, quella che non apprezzo è proprio il titolo di questa puntata, quel sistema iperconsumistico da lì arriva, quella visione iperconsumistica tale per cui nulla va riparato, ci vuole tutto nuovo perché così aumentano le vendite, aumenta il PIL, aumenta la produzione e poi ci ritroviamo Greta Thunberg. Uh, dopodiché c'è una cosa molto bella, se uno segue quando ci sono delle elezioni in America, i voti si spostano semplicemente per una dichiarazione sbagliata o mal interpretata di un politico, fatta male, si spostano percentuali altissime, fino all'ultimo minuto le elezioni possono essere completamente ribaltate. Da noi questo non succede mai. Guardiamo per esempio gli ultimi due o tre anni. Quante cose sono successe? Di quante cose ci siamo lamentati? Eppure se io guardo gli esiti delle elezioni, a prescindere, ripeto, chi ha vinto, chi ha perso, se era meglio, era peggio, però quello che devo analizzare è che sostanzialmente è come se non fosse successo nulla, perché le percentuali sono rimaste sostanzialmente cristallizzate esattamente dove erano. Noi abbiamo intervistato sia insieme che in maniera disgiunta, eh, abbiamo colloquiato con tante persone di tutti gli schieramenti politici e abbiamo visto, al di là dello stemmino che avevano dietro, proprio singolarmente come persone, che differenze potevano avere fra loro. Eppure... Non si è notata questa voglia di, di aggiustare, di riparare qualcosa che si ammette quotidianamente che non funziona. Quindi, Serena, cosa possiamo. Tu, invece, che di solito riesci a dare una visione un po' più, mh, più bella, diciamo, a quella che io invece grettamente e pragmaticamente poi declino, su questo Ma... tema, cosa ci puoi dire? In realtà, come hai detto tu, tu sei molto pragmatico, cioè sei molto calato nella quotidianità e nella realtà, che è molto importante perché tanti invece si dimenticano questa, questo aspetto che invece è molto molto importante nella nostra vita. Allora, mi è venuto in mente, finché parlavi, Marco, di una tradizione che si narra sia di origine giapponese in relazione a quelli che sono gli oggetti rotti, e, ovvero la riparazione di questi oggetti in maniera un po' particolare. Sono sincera, non ricordo il nome di questa tradizione, eh, ma io credo che forse in tantissimi ne, ne abbiamo già sentito parlare e quindi il fatto che dicevi tu poco fa quest, evitare questo estremismo nel consumismo che è ovviamente un concetto neoliberista, cioè il continuare a dover consumare a, a, a prioristicamente e appunto come hai detto tu, poi si parla ovviamente di tutta una serie di situazioni e arriva la Greta di turno a dirci che dobbiamo cambiare modalità di stile di vita e questa tradizione ci racconta come gli oggetti che si rompono vengano rimessi insieme con dell'oro colato e quindi si riparano, sono oggetti rotti, ma che non si riparano di per sé, punto e basta, ma aumentano anche di valore. Quindi, uh, questa parte che sembra ovviamente non essere, cioè l'inutile. Uh, di quella situazione, cioè di quell'oggetto che è diventato ormai uh, non più usufruibile, non solo riacquista il suo ruolo, ma aumentando anche quello che è il suo valore. E guarda, ho visto Simon che ha messo il nome di questa tradizione, Marco, se riusciamo a farla passare. Grazie, Simon, ecco che è. Kintsugi, grazie, esatto, uh, non lo ricordavo, ma ti ringrazio di, aver, uh, di averlo scritto in, uh, in chat. Ma poi tu hai detto un'altra cosa molto interessante, Marco, ed è quello, non ci chiediamo più perché questo non funziona, semplicemente ci diciamo, magari ci diciamo, non funziona. E basta ma perché diciamo non funziona invece di chiederci il perché in senso evolutivo ci cioè diciamo non funziona anche in merito a tutto questo aspetto politico che tu per esempio hai portato eh, alla luce eh, invece di dire non funziona più e mi chiedo il perché cioè trovo la causa di questa non funzionamento o malfunzionamento della situazione semplicemente dico non funziona più perché non è come dico io in realtà non è che le cose sono corrette perché le penso io e sono sbagliate perché le, le pensa diversamente qualcun altro in realtà bisognerebbe per riparare e eh, invece di sostituire bisognerebbe iniziare a comunicare in maniera corretta e però questo mi fa fare una riflessione marco che vorrei però farla insieme a te cioè nel senso um, noi vediamo tutto questo anche ormai nelle relazioni in che senso cioè noi vediamo un sistema neoliberista anche nel nei rapporti umani. E lui dice: In che senso? Cioè, eh, cioè, quando vado a fare la spesa, quando vado a comprare qualcosa, quando scelgo? No, proprio nel, nel rapporto di per sé. Oggi non si tende più a sistemare qualcosa, magari che si è rotto e magari si è rotto perché si, ci si è fraintesi. Ormai si tende sempre a voler. Uh, sovrastare gli altri e imporre la propria idea anche da parte di chi dice no abbiamo libertà di opinioni e poi alla fine però se non la pensi come me sei un idiota <laughs> invece di andare a capire il perché l'altra persona pensa diversamente ascoltare quali sono le sue ragioni noi lo vediamo per esempio nelle amicizie. Le amicizie si rompono e chi se ne frega? Rapporti di coppia che si concludono con un sms, o su Whatsapp ormai, ok? C'è cioè, rapporti di lavoro che che uh, siccome non stai facendo quello che dico io, dopo vent'anni che sei in questa azienda mi permetto di licenziarti oppure me ne vado io perché il titolare non, non, non mi ha ascoltato in quell'unica cosa, ma magari è vent'anni che avete un rapporto bellissimo, quindi per una cosa si tende a rompere e a sostituire. Ogni tipo di relazione. Ormai, questo sistema neoliberista è entrato nell'ottica proprio della modalità di pensiero non si aggiusta più, si cambia. E addirittura, si cambia Serena, mentre è semplice, ti sei frizzata è come per un attimo, mi viene in mente anche lì: quante volte c'è addirittura la volontà bieca del cambio di modello. Cioè sono dieci anni, sono vent'anni che stiamo insieme. Sono stufo, ho voglia di qualcosa di nuovo. Cioè, pensarlo da parte dei nostri nonni quanto è impensabile. Un ragionamento del genere, esatto, esatto, cioè della serie ormai, eh, ma perché, per esempio, stare insieme ancora, ancora cambiamo, no? Mentre io ammiro ancora oggi eh, quelle persone che Arrivano come i miei genitori a festeggiare. Quest'anno hanno festeggiato il cinquantesimo di uh, matrimonio più due anni ovviamente di fidanzamento. E quindi è appunto questa cosa di dire: Ma ormai si è rotto tutto. Sì, ma si è rotto tutto perché. Una volta conquistata la relazione, che può essere la relazione di coppia, la relazione lavorativa, l'amicizia, cioè, nel senso quando si parla di relazioni si parla sempre in senso ampio, bisogna anche essere in grado di mantenerla. Una conquista va mantenuta poi. È come se io vinco la lotteria che se poi non sono in grado di gestire quei soldi li perdo nel giro di pochissimo tempo. E voglio anche rifarmi appunto a questa, al messaggio sempre di Simon che hai fatto girare. Sì, infatti, in comunicazione si tende a Uh, allora, intanto in comunicazione il perché va sempre utilizzato solo esclusivamente in fase di pensiero critico e non in fase di loop. E, e quindi è un perché utilizzato in maniera diversa. Però effettivamente eh, si tende a dire: cioè come posso fare per, però, il come posso fare per implica che ci devi dedicare, come dico sempre, tempo ed energie e infatti è come la lavatrice che si rompe la lavatrice che si rompe è più facile lasciarli tutto andare in negozio comprarne un'altra vado su amazon la ordino ma arriva a casa e e fine piuttosto di uh, star lì e ecco, capire perché si è rotta magari uh, ovviamente uh, Aspettare anche, magari, qualche giorno che arrivi il tecnico della lavatrice e che magari cambi un piccolo pezzo che costa, che costa meno. Quindi, sì, Simon, effettivamente il come posso fare per è molto evolutivo e ci farebbe cambiare proprio di rotta, cioè non più vivere in un sistema neoliberista a livello relazionale. Che poi, ovviamente, anche questo si andrebbe a ripercuotere da un punto di vista economico e politico oltre appunto anche uh, anche sociale cioè questo pensiero neoliberista veramente si è insinuato nei, meanni, nei, nei meandri della nostra della nostra testa non so marco se magari ti può venire in mente qualcos'altro in merito a, a questa modalità di vivere le relazioni o qualche esempio magari che ti può venire come ti è venuto per, eh, per la politica poco fa? Perché secondo me è un aspetto particolarmente eh, importante e che ci dovrebbe far riflettere moltissimo. Cioè, prima di dire. Um, dobbiamo cambiare il mondo, chiediamoci perché lo dobbiamo cambiare, cioè facendo riferimento a quello che ha scritto magari Simon: va Simon. Come? magari va solo aggiustato, non c'è bisogno esatto. di cambiarlo esatto. Quindi invece di dire come cambiamo il mondo, come posso fare per renderlo migliore con quello che ho già? Con quello che ho perché, infatti, sempre nei corsi motivazionali, adesso mi ha dato questo spunto. Si dice sempre: fa ciò che puoi con ciò che hai. Adesso è lì che esce la creatività della persona, si sviluppano i talenti della persona e si impara a gestire le relazioni, a gestire l'economia e a comprendere. La politica marco a te ma allora sicuramente sul, sul discorso dei rapporti personali eh, qui forse mi vado a riagganciare a, a un altro tema che volevo toccare quante volte soprattutto adesso sentiamo e mi è venuto in mente anche quando hai parlato della lavatrice del pezzo che magari costa anche poco quante volte sentiamo parlare ormai su tutto a spianata proprio in maniera orizzontale del famigerato rapporto costi benefici. E chi lo decide qual è il costo e qual è il beneficio, quanto vale il costo e quanto vale il beneficio? Esempio pratico. Tutti penso conosciamo Leonardo Da Vinci, Raffaello, tutti i migliori artisti italiani che Abbiamo avuto, hanno fatto qualcosa di che oggi riteniamo inestimabile. Quanto vale oggi un Leonardo? Esiste oggi un Leonardo? Un Platone? Un filosofo come Platone che a distanza di migliaia di anni vende ancora decine e decine e decine di migliaia di libri, di copie dei suoi libri e ancora... È quasi incompreso dopo migliaia di anni ancora è oggetto di studio di riflessioni di speculazioni intellettuali quanto vale oggi un ragazzo un uomo che avesse le caratteristiche perché in potenza ci sarà in tutto il mondo e e per diamine siamo molti di più di quelli che c'erano all'epoca quindi per una mera questione probabilistica ci sarà un Platone in potenza in tutto il globo ci sarà? Un Leonardo in potenza in tutto il globo e oggi, questo famoso rapporto costi-benefici, che facciamo, porta tanti ragazzi in potenza, che potrebbero essere in potenza, qualcosa di simile a dire: Beh, ma io devo studiare filosofia, studio arte e poi che faccio? Mi metto a dipingere in mezzo alla strada? Mi metto su, su, su una cassetta di legno, mi metto a filosofeggiare in un parco? Ecco, questo è il vero e radicale cambiamento avvenuto proprio nelle nostre menti. Oggettivamente, chi di noi di fronte a un figlio che gli dovesse dire: Mamma, papà, voglio studiare, voglio fare il filosofo. Qual è la prima risposta che gli viene data a quel ragazzo? Ma dove vuoi andare facendo il filosofo? E questo da parte di del... un lavoro, studia, sicuro. prendi bei voti, il pezzo provati un lavoro sicuro, lavoro. Eh? Compra, esatto. fatti il mutuo per la casa e poi vedrai che arriverà la pensione. Esatto, e il pezzo di carta dove lo lasciamo? Cioè, eh, quello è importante, il, fa il famigerato pezzo di carta, che, per carità, cioè, se uno vuole diventare Platone, magari è bene che anche che se lo prenda il pezzo di carta. Il problema è proprio quello: cioè noi abbiamo creato una, non solo una società e un modello economico, ma proprio un modo di pensare nostro dalla persona al vertice fino alla persona più semplice, è proprio un modo che ormai è intrinseco. Se domani mattina dovesse, il governo dovesse stabilire che stanzia un trilione di euro perché vuole favorire nuovi artisti, nuovi musicisti, nuovi filosofi, nuovi eh, cantautori, ma saremmo sconvoci, stracceremmo le vesti, ah, ma come, non, io non trovo il lavoro da 300 euro al mese che tanto vorrei e stiamo a pensare ai filosofi, cioè... E pure a me quella Grecia lì mi sembra che fosse bella, l'Italia del Rinascimento mi sembra che fosse molto carina e, e quindi forse siamo noi che abbiamo sbarellato questo rapporto costi-benefici e, e quindi questo vale come dicevo prima per questo vi dicevo lo riallaccio anche ai rapporti poi personali cioè alla fine quando si arriva a un certo punto quante volte si dice ma sì, però ci ho provato mille volte, ho fatto mille tentativi, mille difficoltà, eh, una fatica. Quindi quella fatica, cioè, il costo non vale i benefici, eh, ma tutta sta fatica quando invece cosa ci vuole? È pieno il mondo, esco, prendo il modello nuovo, pronti. In effetti, che... Marco, mi viene da riflettere su una cosa anche, per esempio, adesso mi è venuta un'immagine, cioè mentre parli mi scorrono un sacco di immagini. E, per esempio, adesso eh, guardiamo un attimino anche il discorso del cibo, tutto pronto. Io ricordo quando ero piccola che mia madre, mia nonna, ovviamente mi coinvolgevano nel preparare anche la cena, i pranzi. Magari ci si metteva tre volte di più perché ovviamente io, mia sorella, mio fratello, insomma, ovviamente un po' di caos <laughs> lo, lo, lo creavamo, però ci insegnavano anche il valore di quella. Uh, di quella cosa, cioè, io mi ricordo per esempio come si faceva la pasta fatta in casa o, o una torta e si era tutti lì chi sbriciolava i biscotti, chi magari uh, montava le uova, capito? cioè, e si faceva la pasta in casa o gli gnocchi, il fatto di tagliarli, cioè, poi quando andavi a, a cuocerli cioè ti sembrava quasi che fossero più buoni, ecco tutto questo si è perso, oggi il tutto pronto è anche, perché eh vabbè faccio prima, e vabbè eh, fai poi prima. Poi non vale la pena, due ore di lavoro, compro la farina e compro quello, alla fine ho speso 10 euro, 2 eh, euro ne compro 2 kg e sono a posto, quello è il ragionamento che facciamo tutti, esatto. ma io ho compreso, eh, attenzione, non è che mi sto... Mettendo dalla parte del... Ma noi siamo nati cattedra. in questo, cioè siamo, abbiamo esatto. avuto il nostro sviluppo, diciamo, di parte economica iniziale della nostra vita proprio con questo, con questo concetto. E anch'io, devo dire la verità, lo sto riscoprendo molto nell'ultimo decennio, da quando ho cambiato radicalmente il lavoro. Però anch'io prima con quel tipo di lavoro dicevo, ma chi me lo fa fare di mettermi lì a far da mangiare, compro e ah. già tutto pronto e ho tempo per uh, andare al bar alla sera a farmi tre cocktail con gli amici, che ci sta benissimo, anzi voglio dire, forse oggi è anche una delle cose che manca uh, che manca di più. Però magari qualche volta sarebbe stato bello invece di andare al bar a berci tre cocktail dire "Ragazzi, ci prepariamo una cena fatta da noi manualmente". Cioè, uh -huh. ecco, questa cosa che magari è mancata di più rispetto cioè il tutto subito il tutto pronto e noi stiamo anche eh, portando avanti un, delle nuove generazioni che vogliono tutto subito che pretendono tutto subito io ricordo anche come che una volta quello. sì che come una volta ovviamente c'era questa parte di tirocinio e poi facevi quel lavoro magari anche per tutta la vita ma avevi imparato tu prima hai parlato di Leonardo si andava nelle officine nelle adesso non mi viene il termine corretto botteghe. ma magari come nelle botteghe nelle botteghe grazie si imparava l'arte e poi si inizia e si faceva quello magari per tutta la vita Oggi invece anche il lavoro in continua evoluzione si cambia sempre, ma voglio dire, come hai detto tu, ci mettiamo in mezzo anche noi in questa, in questa situazione. Io ricordo quanti posti di lavoro ho cambiato, quante relazioni cambiate, quante amicizie iniziate e finite anche in fretta, però è anche vero che le Poche amicizie vere ti rendi conto che ci sono perché quando c'è qualcosa vai a riparare e non le sostituisci. E sì. credo che ognuno di noi abbia qualcuna di queste amicizie che si porta avanti magari dall'infanzia e quindi dovremmo capire proprio da quello, cioè da come ci siamo comportati con quelle persone. Sì. Marco a te per concludere. Sì guarda volevo concludere provando appunto ad interagire con, con simon che ci intanto ringrazio e che ci dà sempre degli splendidi spunti volevo provare a, a ribaltare questa sua domanda perché lui ci chiede ma platone oggi vorrebbe vivere se è nato allora è perché allora poteva essere platone io vorrei ribaltare questa domanda perché Platone ne abbiamo parlato. Prendiamo per esempio altre due figure, penso, di un'importanza titanica. Aristotele, Giordano Bruno, Gesù. Facciamo tre, così abbiamo fatto bene. Io non sono così sicuro che abbiano voluto vivere in quel periodo perché non gli è andata bene 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 ma erano e sono stati disposti a morire pur di fare, affermare, poter dire ad alta voce quello che per loro era importante. Ora sono casi estremi, ma quanti di noi sarebbero disposti a farsi mettere su una pira pur di non rinnegare? una loro convinzione, una loro idea, un loro principio che ritengono fondamentali questo fa la differenza delle epoche cioè non è che c'è uno in alto che dà le carte e dice ciao oggi facciamo che per 50 anni andiamo di Leonardo Raffaello e così via poi cambia il mazzo e dice ciao adesso però buona eh? adesso facciamo 50 anni di Monti di Letta, di... no cioè, non funziona così eh, cioè, le, le società si adeguano seppur con contributi diversi, è ovvio che ci sono persone da sempre più influenti, altre meno il re storicamente qualcosina contava però alla fine la differenza come diceva Totò è la somma che fa il totale cioè se noi per il 99% come genitori la lezione che diamo ai nostri figli è quella che abbiamo magistralmente ascoltato prima da Serena. E lo facciamo addirittura lo facciamo in buona fede, cioè non è che lo facciamo perché gli vogliamo male i figli, ma perché effettivamente <ride> pensiamo di fare il loro bene. E poi però ci ragioniamo e diciamo: ma e perché non funziona questa cosa? E capiamo che il problema siamo noi. Questo non vuol dire che uno poi si debba mettere a flagellarsi o che debba andare in giro col, col cilicio, no cioè, però capire cosa non ha funzionato e qui arriviamo al fulcro della puntata vuol dire poter essere in grado di ripararlo, fino a che io non capisco perché una cosa non funziona non la potrò mai riparare un bambino che non ha tutte queste paturnie che sono state mano a mano inserite nel nostro modus operandi Dopo poco, che ha un gioco in mano, che cosa fa? Inizia a smontarlo, ce cioè, lo fa a pezzi perché lo vuole capire, cioè, ma lo fa proprio a pezzi, lo, lo distrugge, <ride> vuole vedere cosa c'è dentro, cos'è che gli fa fare quel movimento lì, per perché questa roba fa questo rumore, lo sbatte, vuole sentire il rumore, lo mette in bocca per sentirne il gusto, prova a morderlo, lo sbatte per terra. Cioè, lui vuole capire, il suo obiettivo è capire. E qui anche in funzione proprio di quello che eh, ci diceva anche Simon prima, eh, che è giustissimo, cioè il sostituire il come al perché, io vi invito, se cercate su internet ne troverete a decine, a centinaia, e io me li sono gustati tutti dal primo all'ultimo, tutti i possibili video che ha fatto per esempio Carpe Oro su quello che lui ha soprannominato la differenza tra il pensiero magico e il pensiero simbolico. Sono esattamente questo, e lui che ha lavorato nel, nel mondo della pubblicità. Io ricordo una delle ultime conferenze che vidi su YouTube prima poi di conoscerlo e tutto il resto. E, e mi lasciò disarmato perché effettivamente, proviamo a pensare a che step siamo arrivati. Qui parliamo della sostituzione del comprare, buttare via e ricomprare. Addirittura adesso la pubblicità cosa ti dice. Why buy? Perché devi comprare la macchina? Ma sei matto? Ma non la compri, ma te la do io, mi dai un quinto del tuo stipendio tutti i mesi e fra due anni, pensa che, che fortuna, me la ridai indietro, la buttiamo via, te ne do una nuova e mi ricominci a pagare di nuovo sempre con un quinto del tuo stipendio, ma pensa che figata, non sei contento? ma perché mai dovresti comprarti una macchina e capite il livello dove siamo arrivati cioè, non siamo più neanche al come siamo arrivati al contro perché cioè, ti, 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 ti piace la cosa dai... del contro perché cioè, esatto, e cioè... diventa poi il contro come perché non ti permetto più di di ragionare sul come, infatti, Marco esatto. eh, volevo fare mh, proprio lui, una chiosa su quello per, che potrei hai... chiudere su Carpe Oro, ma ripeto, andatevelo a cercare perché i video sono veramente fantastici. L'altro esempio che lui fa spessissimo è del tonno, riomare. Lui diceva: Se io vi dico una marca di tonno, cosa vi viene in mente? È tutta la sala, riomare? E cosa diceva? Che è talmente morbido che si taglia con un grissino, vero? E tutti. Sì. Cioè, ma voi l'avete mai visto un trancio di tonno come fatto? Avete mai provato a tagliarlo con un grissino e vedere cosa succede? Ecco, non è che niente, niente vi dovevate chiedere perché si taglia con un grissino. E magari vi veniva il dubbio che non è che era buono buono, eppure voi lo compravate proprio per quello, perché si tagliava con un grissino. E, e cioè, sono disarmanti queste. Io, le prime volte, ammetto che accusavo il colpo perché mi sembrava di non aver vissuto. Marco, infatti, volevo riportare un po', cioè ritornare un attimo all'esempio che hai fatto dei bambini che loro adorano eh, scoprire cosa accade uh, ai giochi ecco per esempio noi siamo in una generazione in cui i bambini questa roba qua la conoscono molto meglio di noi cioè nascono che hanno già le informazioni nel loro DNA per saper gestire questi bene oggi gli smartphone non si possono più aprire tu non puoi più scoprire come è fatto perché perché non lo devi riparare. Infatti ti dicono datelo a noi quando, quando avete finito, no? cioè, oppure ve lo ripariamo noi. Poi la maggior parte delle volte cosa ti dicono? Te ne do uno sostitutivo. Interessante anche questo aspetto. Però il bambino, per esempio, non deve più eh, crescere imparando come sono fatte le cose. Tu fidati di noi, punto. Ma sai che anzi, mi hai fatto venire anzi, in mente scusa, una Marco, roba enorme. Scusa, anzi, ti dicono, così è più sicuro. Certo, ci mancherebbe. No, mi hai fatto venire effettivamente in mente una cosa enorme, perché quando tu hai detto, eh, hanno già in mente questo meccanismo, io ho un bimbo piccolo e, e lui banalmente si incaronisce ogni volta sul televisore perché lui prova col ditino perché per lui è scontato che se mette il dito è, è deve succedere qualcosa col telefonino cioè non, non, e quindi è lì e ha voglia a spiegare che no e, e tante volte banalmente però fa fatica a usare il telecomando perché per lui è, è, è normale che deve essere touch la cosa non è che io schiaccio qui e succede lì no cioè deve essere una roba che io e però se ci pensi il gesto più comune qual è? Op, 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 op. Cioè, cambio, sostituisco, 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 sostituisco. Cioè, è un gesto continuo che tutti noi facciamo quotidianamente, alcuni lo chiamano sflippare, cioè, continuare a scorrere, ma alla fine tu stai continuando a cambiare. Cambio, 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 cambio. È una velocità sempre più alta. E io vedo quelle rare volte che, che prende in mano il telefonino, perché magari ogni tanto... Glielo si concede per carità, e non, poi non bisogna mai cadere negli estremi, cioè a quel punto allora gli metto una pelle d'orso addosso e vai e sopravvivi. Nel... No, no, cioè non funziona così, ci vuole una via di mezzo perché no, niente deve è essere, male in valore deve, assoluto. Deve, la persona deve essere inserita nel paradigma in cui vive, ma con pensiero critico, ovviamente. Esattamente, esattamente. abbiamo visto quel bellissimo esempio ecco adesso mi è venuto in mente temporeggiavo perché non mi veniva il, il nome Bianca Jane cos'era quella, quella ragazzina? Era una roba meravigliosa eppure non è che eh, mandasse i piccioni viaggiatori aveva un account eh, Instagram aveva un blog ma li usava per quello che per lei era importante cioè li usava come dei mezzi poi allo stesso tempo era in grado di farsi una doccia ghiacciata alle 4 del mattino col papà per fare l'allenamento militare. Ma, cioè, quindi bisogna sempre trovare un, un compromesso. Cioè non, non si, io sento tanti adesso che dicono, Ci andiamo a adesso creiamo una, una società sulle montagne, ce ne andiamo sulle montagne e ritorniamo a vivere come i primitivi. Per carità non è detto che sia una brutta scelta cioè magari è qualche gesto catartico a volte funziona però non sono sicuro che sia quella la, 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 è un po' come di nuovo non voler riparare cioè dire qui questo tipo di evoluzione è andato male buttiamo via tutto torniamo indietro di 400 anni 500 anni e ricominciamo da capo e ho capito ma hai capito cosa non ha funzionato? però Perché vuol dire si... buttare via tutto quello che abbiamo adesso Esatto. E cioè, anche il paradosso è quello esatto. ricadere paradossalmente pure in una scelta così radicale alla fine come vedi ricadi comunque in quel paradigma lì e se glielo esatto. vai a dire a uno non lo ammetterà mai ma alla fine lì vai a ricadere non ripari anzi esatto. stai buttando via invece che gli ultimi 5 anni gli ultimi 500 anni di evoluzione e è una cosa brutta forse non so la butto lì ma forse sta arrivando anche nel, eh, nella visione sanitaria cioè adesso una persona non si cura gli si mette lo, lo si dota di un sistema di protezione di una sorta di garanzia si fa un'estensione di garanzia in modo che sia più facile che non si rompa e se poi proprio si rompe eh, che ne troveremo un altro io mi ricordo cos'erano i medici di famiglia senza generalizzare perché ne conosco ancora di eccelsi ma mi, mi ricordo qual era la media del medico di famiglia di vent'anni fa e di 30 anni fa e quale sia quella di oggi secondo me non sono paragonabili tolti appunto le eccezioni perché c'erano dei grandi animali anche 30 anni fa e ci sono dei gra delle grandi persone anche oggi, quindi ovvio che vale sempre tutto il contrario di tutto, ma non è paragonabile, perché? E perché non... oggi se vai dal medico di famiglia, mediamente non ha più lo scopo di curarti, tu gli dici il problema e lui ti manda al centro assistenza più vicino, cioè tu dici ho oh, male alla gamba. Bene, vado a fare una visita specialistica da, dall'ortopedico, mi fa male il cuore. Guardi, c'è un centro assistenza lì, vado dal cardiologo e le danno l'estensione. È così. Marco, è mi così. viene da pensare tutto il discorso che comunque ormai è standardizzato su qualsiasi settore. Adesso tu hai parlato in campo medico, però lo estendiamo a tutti i settori che si seguono i protocolli. Protocolli sono standardizzazioni. E quindi non più fare qualcosa di personalizzato, perché ritorniamo al discorso di prima. La standardizzazione è il tutto subito, tutto pronto. Citiamo tante volte i film. Se pensiamo al film Io Robot, la standardizzazione delle regole, cioè il protagonista, Will Smith, quello di cui si cruciava era che. Un robot, appunto, avesse fatto un rapporto costi-benefici e stabilito di salvare lui e non la bimba che era in macchina con lui perché adesso non ricordo se avesse delle patologie o era in una situazione più difficile, quindi aveva minori possibilità di sopravvivere sostanzialmente. Quindi aveva seguito un protocollo e lui questo lo attribuiva alla mancanza di un'anima, di una coscienza. Cioè, se tu avessi avuto un'anima e una coscienza, avresti capito che non ero io da salvare, era la bimba da salvare, anche se c'erano meno possibilità che sopravvivesse e alla fine se andiamo a vedere si scontra tutto lì, cioè alla fine andava tutto a ramengo come si suol dire proprio per quello, per i protocolli perché si seguiva il computer centrale ha seguito talmente tanto bene il protocollo ha preso talmente la lettera al protocollo che si era rivoltato contro le regole stesse che gli aveva imposto il suo creatore e alla fine poi ovviamente ci vuole sempre la beffa, quindi Will Smith poi invece viene proprio salvato e aiutato dall'unico da robottino che invece l'aveva sviluppata quell'anima, era in grado di provare delle emozioni e quindi di capire che se anche sul libro c'era scritto una cosa o in università mi avevano insegnato una cosa, ci poteva essere, e che per carità magari era anche giusta, però ci poteva essere un momento specifico nel quale andava applicata una coscienza. Andava applicata un qualcosa di diverso, è questo, e qui stiamo arrivando. Cioè, eh, è lì che stiamo arrivando. Se vediamo adesso, addirittura a livello, come stiamo gestendo la cosa, ci devono essere dei protocolli. Io seguivo stasera, dicevo, no, è qui c'è qui, un problema. Oh, dicevo, finalmente sono accorti che c'è un problema. Sentiamo: mancano dei protocolli uguali per tutti per tutti gli stati e dite eh no è proprio quello ma no è il contrario ma no, non fate così ma per favore non mi deprimete e però è quello alla fine è veramente brutto da pensare ma il meccanismo è quello il meccanismo è veramente turpe io l'ho detto tante volte adesso non vorrei deviare su quel tema perché non è il palinsesto giusto ma io non ho mai visto nessun medico che curasse nessuna, nessun tipo di polmonite conosciuta al mondo con la sola tachipirina, mai nella mia vita. Eppure è bastato un'indicazione, un protocollo e, e in 24 ore è diventato giusto. Cioè si è cancellata l'intera storia della medicina perché il, libre, il libretto delle istruzioni diceva quello. Cioè lo prendo solo come esempio, a prescindere, ripeto, sempre una volta in più non fa mai male, a prescindere da come uno la pensi, dal, dal giudizio etico, morale, ma proprio non è, ma non è quello, insomma, cioè... non, non è quello dove esatto. è proprio il concetto. Esatto, che mi hanno detto è così e così. Che sembra quello che si è sempre criticato dei soldati, cioè belli, coraggiosi, forti, eh, però alla fine è sempre quella roba di dire, vabbè, te, te ti dicono di dare la testata contro il muro, sì signore, bam, bella craniata, quindi non è mai stato quello il punto di forza del, del prototipo del soldato. E che è una cosa brutta, è una cosa brutta e quindi per chiudere, come dicevamo forse nel, nel titolo e nella descrizione, tutto questo modo di pensare, questo sistema che chiamiamo neoliberista, ma probabilmente molto più profondo del, della sola definizione di neoliberista, non è solo un qualcosa di economico, ma è qualcosa che è andato proprio nelle scienze sociali, nella psiche e nella vita quotidiana di tutti i giorni, dove purtroppo anche senza accorgercene, come l'esempio che faceva Serena quando ci relazioniamo con i nostri figli, eh, sì, cioè come diceva Totò, siate uomini e non caporali, effettivamente Totò eh, ne sapeva. Era un gran signore, mettiamola così. Diciamo che veramente. Non era un personaggio a caso, ecco. No, no, era veramente una di quelle altre figure. Non era un personaggio standardizzato. No, no, no era veramente geniale. E anche lui, quante volte, riguardiamo un film adesso a distanza, di e, e, e si apre un altro mondo, cioè gente che viveva veramente avanti, veramente avanti. quindi Forse dobbiamo riflettere un po' di più su quello che facciamo quotidianamente, perché tante volte, volendo fare del bene, ripeto perché un genitore, il male del figlio sicuramente non lo vuole, ma non facciamo quello. Magari evitiamo quella frase: la generazione dei nostri nonni ha voluto sicuramente tanto bene ai loro figli, ma gli voleva talmente tanto bene da dirgli tu devi studiare. Ma non perché devi diventare più intelligente, perché non devi fare il lavoro che faccio io. Tu non devi lavorare e fare i sacrifici che ho fatto io. E tu devi mettere il camice, devi mettere, devi... mi ricordo sempre mio nonno mi diceva ah, tu con la camicia tutti i giorni, e per loro era un orgoglio. E però forse è sbagliato, cioè chi l'ha detto che uno a fare... Che ne so, il tornitore o lavorare in una fabbrica, in un'acciaieria, anche le cose più pesanti del mondo. Io i portuali, per esempio, un esempio di adesso, cioè sentivo parlare fare dei discorsi. portuali, ci picchia, come si direbbe. Cioè, sembrano degli statisti, <ride> quindi magari sono più felici loro. Cioè, magari è meglio così. Marco, perché non imparare a riparare con loro ciò che si rompe? Eh, con l'apostrofo la, o senza? Con l'oro o con l'oro? <ride> Beh, a ognuno la a sua ognuno scelta, su. <ride> con o senza con o senza apostrofo. No, bellissimo tema, potremmo penso andare avanti per, per dei giorni su questo per tema perché esempi... si aprono. Gli esempi sì. sono tantissimi che possiamo fare per come appunto questo modo di pensare neoliberista appunto si è insinuato nei meandri anche del nostro cervello, pur a volte magari dicendo no, io non sono così, però quando ritorniamo poi alla meccanicità di, della quotidianità invece ci rendiamo conto di quante cose anche inconsciamente, inconsapevolmente facciamo attraverso un pensiero neoliberista ed è, ripeto, qualcosa di inconscio, di inconsapevole che ormai si è inserito nel paradigma in cui viviamo. Uscirne si può, certo, ovviamente attraverso lo sviluppo del pensiero critico e attraverso, come diciamo sempre Marco, azioni diverse. Perché come diceva Einstein, non puoi ottenere risultati diversi facendo sempre le stesse cose. E vedi come sembrano geniali queste persone che alla fine hanno detto cose, ma senza volerne dare un giudizio, sono banali, cioè sono cose talmente banali che però uno non ci pensa. Il problema esatto. è proprio quello. Esatto. <ride> alla fine esatto. Diventano cose geniali proprio perché alla fine sono talmente basilari che non ci pensa più nessuno. Il problema è proprio lì, il pensare. Esatto, in, e noi in invitiamo in, sempre in a, in alla famosa frase cogito ergo sum e quindi penso dunque sono, sono, ma ricordiamoci che pensare e essere pensati dai pensieri degli altri sono due cose completamente diverse. Spesso si dice io penso, in realtà ci stiamo facendo pensare. E con questa chicca ergo me cogito, lo dico da quindi. sola, ovviamente, come Marco. Sum ergo cogito. Magari ergo cogito. No, stavo dicendo me lo dico da sola con questa chicca, ok. Io direi che possiamo concludere Marco perché ovviamente potremmo come dici tu andare avanti magari ore e ore a parlarne. Fateci sapere nei commenti se volete che lo facciamo, cioè se volete che facciamo certo. approfondire ancora questo tema, veramente penso che tra gli spunti che ci vengono sentendoci a vicenda e quelli che ci arrivano in chat possiamo tirare fino a Natale almeno con <ride> questo argomento perché è veramente vastissimo, cioè andrebbe toccato ogni aspetto della nostra vita quotidiana, ogni disciplina delle scienze sociali, matematiche, fisiche conosciute, cioè c'è tanto esatto Marco a te i saluti finali allora cosa dire siccome siamo consumisti perché orgogliosamente consumisti iscrivetevi e <ride> mettete <un ride> mi piace perché questo video va consumato e possibilmente non va sostituito quindi fateci sapere se avete sentite, sentito cose che vanno riparate in quello che noi abbiamo detto e noi saremmo dispostissimi a ripararle nelle, nelle, prossime, nelle prossime puntate. Vedi, adesso mi veniva un altro spunto: gli esami di riparazione. Si facevano gli esami di riparazione, non si veniva rimandati: tipo qualcosa che mi arriva a casa non funziona e lo rimando indietro. Si facevano gli esami di riparazione si riparava non è che si rimandava comunque come detto potremmo che potremmo si, a... apre... Che si, si apre un altro mondo un altro mondo da, da trattare sul rimandare sul chiudi sulla tu Serena perché sennò io mentre parlo pare. mentre parlo me ne vengono a ah, chiudi tu per favore chiudi, mi taccio, <ride> mi taccio, chiudi tu per favore allora, grazie veramente come sembra a tutti quanti per essere stati con noi e anche a chi ci ascolterà poi in uh, differita, come diceva Marco poco fa. Fateci sapere nei commenti magari cosa ne pensate e ovviamente ringraziamo anche tutti coloro che hanno scritto in chat e ci hanno dato degli ulteriori spunti di riflessione. Ma adesso basta, se no Marco, continua allora. fino a Natale. <ride> <laughs> e quindi Marco, grazie di nuovo a tutti, grazie Marco e sigla.